Allora, dove devo stare? Va ad Argo ed occupati solo delle ragazze. E lascio qui mia figlia. Chi reggerà la fiaccola nuziale? Io porterò la luce rituale per gli sposi. No, 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 non è questa l'usanza. E tu prendi queste cose sotto gamba. Non è decoroso che tu ti mescoli alla folla dei guerrieri. È decoroso che sia io, la madre, a consegnare la figlia che io ho partorito. E che le nostre bambine siano lasciate sole in casa. Sono ben sorvegliate nelle loro sicure stanze di ragazze. Obbedisci! No! Tu va e fa le tue cose fuori, ma le cose di casa a me, le cose che bisogna fare per fidanzate o spose. Povero me, non ne esco. È sfumata la mia speranza. Io che potevo togliere di torno mia moglie. Mi arrampico sugli specchi, in cerca per cavarmela, di sotterfugi ai danni delle persone a me più care. Ed eccomi qui, battuto su tutti i fronti. Andrò lo stesso dal Vate, da Calcante, per compiere insieme a lui ciò che è gradito alla Dea, e cosa certo non felice per me, e pena per bella te. L'esercito ellenico verrà sulle navi e con le armi, verrà ad Ilio, al suolo di Troia, sacro a Febo. Verrà là dove Cassandra Odo scompagnare le trecce fionde. Ghirlanda da loro coronata.
lungo le mura, i troiani. Quando Ares marino dallo scudo di bronzo si accosterà alle correnti del Simoenta, su navi dalle robuste prore, a forza di remi, con scudi, con lance d'Achei, impaziente di portar via dalla terra di Priamo, con lance d'Achei, e restituire alla terra ellenica, con scudi, con lance d'Achei, con lance d'Achei. Pergamo, la città dei Frigi e le sue torri pietrose accerchierà con la lancia dello sterminio. Farà cadere teste tagliate. Ilio, da cima a fondo, distruggerà e renderà a lungo piangente le figlie e la consorte di Priamo. E lei, la figlia di Zeus, Elena, siederà a lungo in lacrime per aver lasciato lo sposo.
sulle pagine delle muse. Queste cose introdussero tra gli uomini. A caso, miti fuor di ragione.